È una città più pulita quella che il sindaco di Pagani, Salvatore Bottone, sta osservando nelle ultime settimane. Lo ha dichiarato ai nostri microfoni ringraziando per gli sforzi che stanno profondendo i dipendenti del consorzio Bacino Salerno 1 del cantiere di Via Filettine, che nonostante i ritardi nel pagamento degli stipendi continuano a garantire quantomeno l'attività ordinaria. Basta con le polemiche, ora fa intendere Bottone, bisogna migliorare la situazione attraverso un lavoro sinergico e con ognuno che faccia tutta la sua parte. Glissa invece sulla mole di debiti che il comune di Pagani ha nei confronti del consorzio, rimarcando che viene passata regolarmente la quota mensile fissata durante una riunione tenutasi nei mesi scorsi. Ultimamente qualcuno ha messo in evidenza magari che Vasca Pignatana non è pulita, prendendo vecchie foto del 2013-2014 e non rifacendosi ad oggi, perché sto vedendo che gli operatori, nonostante ecco, questa situazione degli stipendi, devo dire che stanno lavorando. La città io la vedo più pulita e anche molti cittadini me lo stanno dicendo. C'è sempre da migliorare tranquillamente, ci mancherebbe altro, però sono in numero ridotto. Non prendono gli stipendi o lo prendono con tanti giorni di ritardo, quindi anche il loro nasce poi spontanea una reazione a queste cose. Io dico di più che stiamo rivedendo, non abbiamo ancora fatto il contratto con il consorzio, lo stiamo rivedendo perché io sto cercando di ridurre un poco i costi per poter dare anche ai cittadini un segnale diverso, che è quello che si lavora bene, ma si paga anche in maniera compiuta. Il servizio potrebbe passare alla Pagani Servizi, alla nuova società? No, riferito ai rifiuti no, assolutamente.